Buongiorno a tutti, eccoci arrivati al nostro secondo appuntamento. Oggi parliamo di misura di tensione e lo faremo utilizzando l'esempio di un partitore di tensione. Il circuito che analizziamo è questo, un generatore, ok? Un generatore di tensione, lo chiamiamo V1 e forniamo a questo valore un valore di 5 volt, che sono quelli che ci fornisce la nostra scheda Arduino. Questo generatore alimenta due resistenze in serie. Queste due resistenze le scegliamo, diciamo, le chiamiamo R1 e R2. Alla prima diamo il valore di 1 kΩ, alla seconda diamo il valore di 2 kΩ. E poi supponiamo di voler calcolare questa tensione qua, la tensione V2. Come si calcola? Si calcola col partitore di tensione, la chiamiamo V1, magari questa chiamiamola VR2, ok? Quindi pulisco un po' VR2. La tensione V1, quella del nostro generatore, per al numeratore metto la resistenza sulla quale sto calcolando la tensione, al denominatore la somma di R1 per R2. Vale a dire i nostri 5 volt per al numeratore ho 2 kΩ, al denominatore ho 1 kΩ più 2 kΩ e questi sono 3.333 volt. Ok? Questa è la prima cosa che faremo. Dunque, intanto il circuito verrà montato avendo questo, cioè il terminale negativo del nostro generatore come riferimento, e quindi la tensione di nostro interesse di fatto coincide col potenziale a questo nodo, e questo è esattamente quello che faremo. Porteremo questo segnale al primo analog input a zero di Arduino e faremo questa misura qua. In una fase successiva, questo circuito lo modificheremo in questo modo. Andremo ad inserire in parallelo alla resistenza R2, quindi la copiamo, la duplichiamo, la chiamiamo resistenza R3 e l'andiamo a mettere in parallelo alla resistenza R2. Ora, cosa ci aspettiamo che succeda alla nostra tensione VR2? Beh, questo circuito è a sua volta equivalente ad un circuito che ha la stessa topologia del circuito di partenza, dove qui abbiamo il parallelo delle resistenze R2 ed R3, che essendo due resistenze di pari valore mi danno una resistenza di valore 1 kΩ, e qui abbiamo un partitore di tensione che ripartisce la tensione tra due resistenze di pari valore, quindi questo è pari a V1 diviso 2, e quindi qua ci dobbiamo aspettare un 2,5 volt. Ok, bene. Il circuito che stiamo per montare è il circuito seguente, lo vedete qua, lo mettiamo qui, ok? Vedete che lì ci sono le due resistenze, quella da 1 kΩ e quella da 2 kΩ. Adesso lo montiamo assieme e lo montiamo su una cosa che di fatto non abbiamo ancora mai visto, quindi dobbiamo andare a fare un breve commento. Questa cosa qua che vedete a video si chiama breadboard. Sostanzialmente è uno spazio dove si possono realizzare dei circuiti in forma prototipale per testarli, e poi una volta che i circuiti sono stati progettati, questi vengono realizzati su schede stampate. Noi a livello di laboratorio li lasceremo sulla breadboard. Ora, la breadboard permette una serie di connessioni dove ha una parte centrale, questa, dove tutti questi forellini sono forellini equipotenziali in questa direzione. Ok? Scorrendo in questa direzione abbiamo un'equipotenzialità. Ok? Vediamo se si vede. Questa è la direzione di equipotenzialità. Lo vedete anche qui dove
con il colore verde viene evidenziata l'equipotenzialità. Ora, le parti invece laterali, queste, sono parti dove l'equipotenzialità è in questi termini. Sono orizzontali, mentre qua verticali, per come la vedete. Tipicamente, qui lo vedete che c'è un segno più e qui c'è un segno meno. Queste zone laterali vengono utilizzate per dare alimentazione ai componenti che andate a collegare nella parte centrale. Quando ci sono tantissimi componenti collegati, è molto utile avere la possibilità di prelevare l'alimentazione da più punti. Nel nostro caso, questo non è assolutamente necessario. Quindi la prima cosa che facciamo è prendere la resistenza da un kiloohm, la vedete qua, questa è una resistenza, la andiamo a collegare come nello schematico che vedete rappresentato lì, ecco, quindi io la vado a collegare qua, da una parte, poi piego questo e ora lo vado a collegare qua. Ecco che abbiamo la nostra resistenza da 1 kΩ collegato. Ora, per mettere in serie un'altra resistenza, cosa faccio? Prendo una resistenza da 2 kΩ e vado a mettere un terminale, questo terminale qua, non so se si vede, in comune con quest'altra, cioè sfrutto l'equipotenzialità che per come è posizionata la scheda adesso è orizzontale. Okay? Ecco che qua sostanzialmente dovreste vedere che due dei terminali, scusate, sto andando fuori, eccoci qua, coincidono bene. Adesso non ci resta che andare a collegare anche l'altro terminale della nostra resistenza e abbiamo le due resistenze che sono di fatto qui connesse in serie come da schematico. Bene, ora prendiamo l'alimentazione della nostra scheda Arduino, la dovreste vedere qui, ok, questi sono i 5 volt, vado a inserire questo cavetto qui. Poi prendiamo il riferimento GND, lo vado a collegare qua, bene, e vado a portare come da circuito l'alimentazione ad un estremo, quindi un terminale della mia serie di resistenze, eccoci qua, e l'altro terminale. Poi, come dicevo in precedenza, il potenziale di questo punto centrale lo portiamo all'ingresso analogico a zero. Eccoci qua. Bene, questo è il circuito che vedete anche rappresentato lì. Ora andiamo ad aprire l'Arduino IDE. Attendiamo un attimo che si apra. Ecco qua. Ci si apre uno sketch vuoto. File, salva con nome. Andiamo sul desktop Arduino Lab e diciamo che questo lo chiamiamo voltage, scusate, lo chiamiamo voltage divider, ok? Partitore di tensione. Quello che facciamo è attivare la comunicazione seriale. Ok, poi veniamo qua e leggiamo la tensione, la definiamo come una variabile float, la variabile voltage, potremmo chiamarla VR2, come l'abbiamo chiamata nel nostro esempio
che abbiamo prima delineato nella parte di teoria. A questo punto abbiamo un analog read del canale A0. Ecco, ciò che legge l'analog read è un numero che descrive il valore di tensione sui livelli di 10 bit che ha il convertitore analogico digitale della scheda Arduino. Questi 10 bit vengono sostanzialmente utilizzati per descrivere una tensione che varia tra 0 e 5 volt. Questo significa che noi dobbiamo dividere questo numero per 1024, che sono i bit. Quel punto è per essere sicuri che venga un numero float, ok? Quindi diviso 1024 per 5, che sono i volt su cui lavora il convertitore analogico digitale. E a questo punto possiamo fare un serial print, magari scrivere che questa è la nostra VR2, VR2 uguale, e poi un serial print ln la tensione VR2, ovvero la nostra variabile. Mettiamo un delay, facciamo questa lettura ogni 2 secondi, salviamo, colleghiamo la scheda Arduino che io al momento ancora non avevo collegato. Ecco che adesso ho collegato la scheda Arduino. Spedisco lo sketch alla mia scheda Arduino e apro il mio serial monitor. Ecco che abbiamo in questo caso i nostri 3,33 volt. Vogliamo modificare un po' lo script? Magari qui potevamo aggiungere un serial print ln e l'unità di misura. Vogliamo vedere un pochettino più di cifre, basta mettere un virgola 3 e a questo punto dovrei vedere le mie 3 cifre decimali. Riproviamo, mando il tutto, dopodiché vi ricordo che qui in Tools posso andare a reperire il mio serial monitor in cui vedo la mia tensione, ok? È altalenante tra quei numeri, è chiaro qui, insomma, la tensione è questa. Ok, noi possiamo andare a lasciare, possiamo lasciare lo script funzionante in questo modo. Vi ricordo, fatemi vedere, ritorniamo a questa parte, che il nostro secondo step era questo. Ok? Andare a inserire in parallelo un'ulteriore resistenza. Come facciamo a fare questo? Beh, nello schematico che avevo rappresentato in precedenza, eccolo qua. C'era un'altra resistenza da 2 kΩ. Ad esempio, io la posso andare a collegare, ve lo faccio vedere qua. In un punto a mio piacere, qui sulla breadboard, dall'altra parte della breadboard. Eccoci qua. Adesso non sto interferendo con il circuito precedentemente montato. Eccoci qua. Questa resistenza al momento è ancora disconnessa dal circuito, tant'è che se io vado sul mio serial monitor, lui è ancora lì che mi misura i miei 3,33 barra 32 volt. Per collegarla in parallelo io posso prendere due cavetti, quindi vado a prendere altri due cavetti e collego il terminale in basso di questa resistenza al terminale in basso di quell'altra resistenza. Poi collego il terminale in alto di questa nuova resistenza da 2 kΩ con il terminale in alto di questa resistenza. Scusate, ho sbagliato. Eccoci qua. E
guardate che la tensione è diventata circa 2,5 volt. Chiaramente io potevo evitare questi due cavetti andando a collegare direttamente in parallelo la mia resistenza, ma qui volevo farvi vedere le cose gradualmente. Ed ecco che con questo breve tutorial abbiamo imparato a fare una misura di tensione con la scheda Arduino e abbiamo anche verificato i principi teorici del partitore di tensione. E con questo è tutto.